quali da adottare, ma sia abbinato l'orto, quindi la coltivazione dell'orto con la nutrizione. Sono elementi che vanno di pari passo, ma l'importante è cambiare una cultura e renderla stabile con le abitudini. Soprattutto perché è necessario cambiare lo stile di vita, che probabilmente sino ad oggi è scorretto e sbagliato, nel senso che con i ragazzi stiamo facendo questa sperimentazione dove è necessario comprendere il cambiamento climatico, le esigenze del pianeta. Noi consumiamo per 3 pianeti e non ce li abbiamo, quindi loro devono essere sensibilizzati sulla cultura del riciclo e soprattutto sulla cura di se stessi, sul rispetto di se stessi, perché poi questo si allarga e diventa un rispetto verso gli altri. L'ambiente, il benessere, diciamo, del pianeta parte dal desiderio di volersi bene, come dicevamo durante la lezione, volersi bene e nutrirsi in maniera adeguata. Naturalmente bisogna cominciare a creare questi orti verticali che noi provocatoriamente abbiamo fatto diventare portabilissimi, e l'idea è quella di spiegare il ritmo della natura per poter comprendere, quindi dalla pulizia della terra alla pulizia del proprio corpo. Quindi ci siamo anche affidati ad esperti, appunto della nutrizione sportiva in particolare, per contaminare e condizionare un po' il loro punto di vista, fargli capire che le cose possiamo modificarle e, volendoci bene, volendo bene al proprio territorio, si può cambiare lo stato delle cose. Professor Domenico, lei ha pubblicato da poco un libro legato proprio alla corretta alimentazione, ma soprattutto alle corrette metodologie per il vivere sano che vengono prima ancora di fare sport. Voi seguite diversi atleti e diverse società in tante discipline, ma la cosa fondamentale, lo diceva nel suo intervento, prima di qualsiasi cosa, prima della tecnica, prima delle conoscenze anche di natura alimentare, è volersi bene. Certo, il concetto di salute innanzitutto. Come medico mi sta a cuore principalmente questo, come pediatra e esperto in nutrizione che ha a che fare con ragazzi, e ancora di più mi appassiona questa cosa. Bisogna insegnare fin da piccoli a volersi bene il concetto di salute, stare bene con se stessi per stare bene con gli altri, far del bene a se stessi per far del bene anche agli altri. Corretto stile di vita per il benessere psicofisico significa mangiare bene, fare sport in maniera adeguata, ma significa anche saper trasmettere questo messaggio di felicità e di benessere agli altri, che non sono solo le altre persone, ma anche il rispetto per il pianeta e anche il rispetto per l'ambiente. Il corretto stile di vita significa essere anche dei consumatori consapevoli, che sanno che per mangiare sano devono mangiare in una certa maniera e devono fare, per esempio, attenzione alle trappole di tipo psicologico che ci possono essere, ai condizionamenti che ci portano verso circoli viziosi di malattia. E ci avvicendiamo ora nel processo pratico.
anche un pochino a voce. Allora, devi buttare poco poco di acqua, ma proprio, hai capito, gocce, perché si deve acclimatare. Non so qua, il ferro è buono. Vai. Questa non c'è scritto il nome, eh? Questa è di nessuno. Vai, sì. Vai. Ok? Che la non è mai. Vai, nato buono. Un coinvolgimento anche sociale in questa lavorazione degli occhi, cioè non solo la terra, lavorare la terra insieme, ma anche lavorare l'animo insieme. Beh, noi abbiamo creato un bel gruppo e un team che lavora su questo progetto. Noi riteniamo di essere bravi a creare i contenitori, il dottor professor Meleleo a creare il contenuto, e a questo gruppo di lavoro noi abbiamo aggiunto in sintonia con lo stile e la filosofia delle cooperative, delle associazioni, ActionAid ed Ecofesta, che sono due realtà, una locale. Ecofesta si occupa di raccogliere la differenziata durante le feste, quindi educare alla raccolta e quindi alla pulizia di tutto quello che si fa. E assistiamo adesso ad una pulizia della serra, quindi diciamo i ragazzi sono già ben coinvolti. Con Nicoletta Ricciardi, infatti, che è responsabile territoriale di Bari, per ActionAid, l'idea è quella di collaborare in sinergia. Loro hanno un altro progetto molto vicino al nostro, e magari è più giusto che ne parli lei, ma la sintonia di creare una squadra per contaminare, perché questi ragazzi hanno bisogno di conoscere, poi faranno la loro scelta, questa è la nostra filosofia. Grazie. ActionAid si occupa di diritti, in questo caso il cibo è il veicolo per parlare di diritti, perché se il cibo è quello che verrà anche coltivato nell'orto verticale, è il cibo di cui si nutriranno gli studenti e i futuri sportivi, e che il professore aiuterà anche a capire qual è la migliore nutrizione, il cibo è un diritto, perché rispetto di quello che mangio vuol dire rispetto di chi lo produce e anche di chi è molto lontano da noi. Quindi noi ci occuperemo di parlare della valenza del cibo in quanto diritto, quindi lotta alla fame nel mondo, ma lotta allo spreco. Quindi la nostra azione si è anche distinta per evitare appunto gli sprechi, soprattutto il lasciare a bocca asciutta delle persone, mentre invece si buttano nei rifiuti cibo ancora consumabile. Anche noi in un'ottica sempre ambiente, con le realtà del territorio, perché la Regione Puglia è molto sensibile a questo. I progetti che stiamo portando avanti sono finanziati anche dalla Regione Puglia, perché nelle scuole i bambini imparano che si mangia tutto, come la nostra slogan è io mangio tutto, non il cibo nella spazzatura. Si mangia tutto e quello che non può essere mangiato diventa un rifiuto per il compost, e qui anche Ecofesta ritorna in Professor Meleleo, quindi la nutrizione per lo sport intero europeo diventa anche un libro, dicevamo. È anche un libro, perché è un argomento che finora è stato poco trattato, un po' misconosciuto e banalizzato. In realtà questa è una scuola da cui partiamo con questo progetto, è una scuola speciale, perché molti degli alunni sono sportivi. Invece parliamo di un argomento altrettanto delicato quando la scelta dei cibi da mangiare, che è quella dell'animo dello sportivo, la capacità di saper scegliere ciò che è meglio di se stesso, da quello che invece potrebbe poi aggiungere nella sua carriera. Noi abbiamo avuto un esempio cinematografico in questi giorni, nella storia di Pietro Mania, che forse raggiunge determinati risultati, faceva la demotivazione del sacrificio. Certo, Mania è stato un grande esempio, perché dopo che ha concluso la sua carriera sportiva ha anche continuato a studiare.
creare, quindi certo era una persona che voleva creare qualcosa di positivo per se stessa e anche per l'altro. L'aspetto, l'ambito sportivo è un ambito molto delicato per quanto riguarda sicuramente la nutrizione, ma anche proprio il benessere psicologico, perché gli sportivi sono molto sottoposti a pressioni sul fatto di dover vincere, di dover gareggiare al meglio delle possibilità, di dover battere l'avversario, e ci sono molti interessi. Cosa accade? Accade che queste pressioni possano anche sfociare su un comportamento, ad esempio alimentare, che non è salutare, perché comunque nell'ambito dello sport ciò che è presente sono anche delle false culture, delle culture diciamo errate sul fatto che magari dimagrire migliora la performance. Questi sono aspetti che se poi si frequenta l'ambiente sportivo si riscontrano, sono delle regole non scritte insomma, no? Quindi l'aspetto importante anche di questo progetto è quello di cominciare anche a far cultura sul fatto che in realtà se io sto bene anche come punto di vista emotivo riesco anche a fare meglio a prescindere da quanto peso esattamente. Questo perché molto spesso diciamo, ci sono purtroppo delle differenze tra gli atleti di un tempo e gli atleti di adesso sono molto sottoposti al cancan mediatico e quindi molto spesso diventano campioni per pochi anni, per poche stagioni e poi vengono dimenticati da tutti. Quindi diciamo è importante che un atleta, oltre che inseguire il proprio sogno e la propria carriera, continui sempre a costruire se stesso, ad alimentare, a far crescere la propria personalità. Ovviamente questo lo si può fare anche aiutando le persone a credere in loro stessi, a prescindere dal risultato immediato, perché si può perdere una partita, si può sbagliare il calcio di rigore, come diceva De Gregori, pur essendo un grandissimo campione. È importante comunque veicolare questo tipo di messaggi, piuttosto quelli che inneggiano al successo e alla fama senza troppi sforzi. Menea è stato un esempio di questo, di un grandissimo impegno e di una grandissima passione. Rispetto agli atleti che voi state seguendo, un caso, senza fare nulla di veramente, che ha stupito nel risultato finale rispetto al lavoro che si è fatto all'inizio. Sì, ci sono un caso di persone che si vede che sono molto appassionate e che ovviamente noi siamo degli strumenti alla fine, nel senso che la persona è già pienamente dotata così com'è, magari a volte deve solo essere un attimo seguita o far emergere diciamo delle altre risorse che comunque quella persona già ha, che nell'ambito dell'ambito psicologico può essere ad esempio insegnare come essere perfettamente concentrati e rilassati prima di una gara, o nell'ambito alimentare questo è quello di far capire come alimentarsi, quando alimentarsi rispetto a una prestazione. Seguiamo comunque degli atleti importanti a livello del mondo, quindi i risultati si vedono. Ringrazio. L'importanza oggi di parlare di nutrizione e di alimentazione sport in equipe, non più singolarmente. Sì. Per quanto riguarda oggi il mangiare, parte anche da una conoscenza di ciò che mangiamo. Certo, ci deve essere oggi una coscienza più che una conoscenza, visto che assistiamo oramai a un fenomeno che si sta sempre più via via allargando, questo fenomeno dell'obesità. Quindi noi come figure in primis ci proponiamo in generale di promuovere corretti stili di vita che passano dall'alimentazione, sicuramente dal corretto modo di mangiare, quindi non solo dalla quantità di cibo ma oggi anche dalla qualità del cibo. Ormai si assiste giornalmente a fenomeni di alimenti contaminati, di epidemie, alimenti che possano anche aiutare a prevenire alcune malattie, quindi avere anche una conoscenza
di ciò che è bene mangiare e ciò che è bene limitare, soprattutto nel campo dello sport, perché noi abbiamo testato con la nostra esperienza su degli agonisti, e lo facciamo tutto il giorno, che la performance di uno sportivo, di un agonista, può migliorare con un corretto, non solo stile di vita, ma una corretta alimentazione che appunto si diversifica e personalizzata da individuo a individuo, sicuramente anche al di là dello sport che si compie, dei ritmi e delle abitudini di vita. Però è fondamentale correggere quegli squilibri alimentari per portare avanti non solo un benessere fisico ma anche psichico, perché le due cose oggi abbiamo scoperto essere sinergiche, l'aspetto psicologico e l'aspetto fisico sono importante, un ensemble importante per un rendimento e una prestazione migliore. Ecco perché oggi siamo in equip con diverse figure, perché ognuno nella sua competenza deve riuscire a dare delle informazioni ai ragazzi, agli sportivi, agli agonisti, che possano essere dei punti di partenza per degli stili di vita, quindi dei comportamenti alimentari un po' più sani. Oggi con gli stili di vita e anche con la qualità di cibi che è cambiata, è più difficile riuscire a convincere gli atleti a rispettare una piena alimentare. Sicuramente sì. Oggi, soprattutto nei ragazzi, quindi negli adolescenti, è difficile riuscire a fargli cambiare idea su quelli che sono ormai prodotti che vanno di moda, tra virgolette, quindi è difficile rinunciare alla merendina pronta piuttosto che a una porzione di frutta e verdura. Però dobbiamo comunque lavorare su di loro e farli comprendere che l'alimento del supermercato, bello, già composto, contiene delle sostanze che alla fine non sono proprio consone, non sono proprio corrette e sane da un punto di vista fisiologico. E in questo progetto noi ci poniamo anche come obiettivo quello di far conoscere ai ragazzi ciò che è contenuto negli alimenti del supermercato, quelle sostanze insomma che prolungano la conservabilità del prodotto, per far capire a loro proprio in maniera pratica che cosa mangiano da un punto di vista di alimentazione e palatabilità. Quindi da questo punto di vista cercare di farli un attimino spostarli un po' le scelte su quello che noi ci cerchiamo di diffondere giornalmente, la cultura della frutta, della verdura e la cosiddetta dieta mediterranea alla fine. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, dottor Vincenzo Brandi, lei in qualità di vice sindaco ha avuto modo di partecipare ad un'iniziativa dove Bari rappresenta una leva importante di trasferimento di conoscenze che parte dalla scuola, quindi diventa un elemento importantissimo questo di valorizzare le qualità migliori levantine di Bari attraverso l'educazione, attraverso la valorizzazione di quelle che sono le risorse naturali. È forse la migliore azione di marketing territoriale di spending review basato sulle risorse naturali. Ma assolutamente sì, è un'ottima iniziativa per la quale dobbiamo ringraziare principalmente Medincarcere e così anche l'Istituto Gorgiù Tridente, che hanno voluto dare il via a questo percorso. È un percorso per il quale l'amministrazione si deve impegnare a proseguire. Dobbiamo cercare di far entrare in tutti gli istituti scolastici questa iniziativa, perché probabilmente partendo dai ragazzi, partendo dalla conoscenza che dobbiamo imprimere in essi di quella che è l'importanza della nutrizione, di quella che è l'importanza del rispetto non soltanto in ambito cittadino ma in ambito mondiale, e questo potrebbe essere la chiave di volta per far comprendere ai ragazzi che rispettare la natura, rispettare il riciclo, rispettare tutta una serie di buone pratiche potrebbe essere la soluzione per una vita migliore. È anche un buon messaggio che si potrebbe portare attraverso lo sport, con la squadra del Bari Calcio in giro per l'Italia, far capire ovunque si va che c'è un modo sano di vivere lo sport, di vivere la natura, di vivere la propria città, ed è un
anche costa le tradizioni. Certo, dobbiamo farci promotore perché si possa fare da rimbalzo di quelle che sono le informazioni che oggi non vengono ancora recepite in una serie di contesti, e lo dovremo cercare di fare con tutta la forza che l'amministrazione comunale può imprimere. Un'ultima domanda, lei è un ex studente del Tridente del Gorgio, come è cambiata la scuola? Quando lei faceva lo studente, si è mai aspettato di dover vedere una scuola così cambiata dopo alcuni anni? No, è cambiata molto, devo dire la verità che sono contentissimo che queste iniziative vengano poste in essere, perché non ne abbiamo avuto la possibilità quando ero tra i banchi, e questa è una operazione che dà molto lustro alla scuola, ma anche e soprattutto alle associazioni che hanno intenzione di condividere quelle che sono le esperienze quotidiane. Grazie allora per la partecipazione e per aver dato un ruolo anche istituzionale a questa iniziativa. Grazie.